Buonasera. Aspetta, come mi metto. Buonasera a tutti. Basta. Ho visto prima due bambini a Cavacecio e stiamo a lavorare per voi. Perché di questo si tratta. E siamo mesi che con Paloma e con tutti i nostri colleghi giriamo l'Italia, facciamo incontri del genere, c'è sempre più gente. Oggi ci sono anche delle camere, delle televisioni, siete benvenuti. Anzi, ci appelliamo ai tantissimi giornalisti liberi, indipendenti, che hanno una bella coscienza, anche che lavorano in programmi che purtroppo spesso devono seguire delle linee editoriali magari già prestabilite dai finanziatori. Ci appelliamo a voi tutti, soprattutto ai giovani. Qua il paese dobbiamo ricostruirlo proprio dalle macerie, e lo possiamo fare con un'informazione libera. Io ne ho conosciuti tantissimi giornalisti in gamba, però devono anche tirare fuori il coraggio. Ci ho provato l'altro giorno con Cooperlo, ma niente, non rispondeva. Voi che siete più giovani, forse molto meno inseriti nel sistema rispetto a uno come Cooperlo, ce la dovete fare. Cioè, vi chiediamo essenzialmente di raccontare, di fare le pulci a noi, perché è giusto, perché attualmente noi siamo, rappresentiamo anche le istituzioni, un movimento di opposizione, però fare le pulci allo stesso identico modo ai delinquenti, ai mafiosi, ai condannati. Cioè, se la stessa identica attenzione mediatica giusta che si sta riservando al Movimento 5 Stelle, che camminiamo su un cornicione, sbagliamo una parola e ci capita di sbagliare perché siamo esseri umani, fosse stata rivolta con la stessa identica veemenza e profondità alla gente che ci ha rovinato la vita, il Movimento 5 Stelle non sarebbe mai nato. Il Movimento 5 Stelle non sarebbe mai nato. Lo sentite adesso? Ok. Allora, la strada è questa qui, giustissima, andiamo avanti per questa strada. Soprattutto le elezioni europee saranno molto molto importanti. Informiamoci tutti quanti sui trattati internazionali, a cominciare dal MES, dal Meccanismo Europeo di Stabilità, da come funziona la Commissione Europea, da che cosa si fa a Bruxelles, certe decisioni che vanno prese, perché è fondamentale prendere un voto più di tutti gli altri. Come sapete, la legge elettorale per quanto riguarda le europee è differente, non ci saranno coalizioni, per cui prendere un voto più degli altri significherà vincere le elezioni, e questo li metterà molto molto in difficoltà. Per vincere dobbiamo fare proprio un porta a porta. Io ho delle bellissime sensazioni. Come? Lo so, guardate qua Rignano, ma dovunque, io le noto certe cose con i miei colleghi, le notiamo in giro per le strade, oggi in treno, stamattina a Milano, dovunque ci fermano persone, e la frase è: non mollate. Questa è la frase che c'è. I cittadini italiani finalmente alzano la testa, si sono dimenticati di essere sudditi e come dire, stanno reagendo come cittadini sovrani, perché siamo sovrani. Il Movimento 5 Stelle nasce fondamentalmente per due ragioni, per chi non lo sapesse. Uno, per costruire quello che io ho sempre definito un controllo popolare positivo intorno al potere, perché se i ladri li illumini tendenzialmente rubano di meno, questo è positivo, noi per quello stiamo in mezzo alla gente. L'altra è appunto per provare il più possibile a rompere con gli intermediari. Intermediari è sempre un modo di esercizio del potere, e siamo, se ci pensate, una società costruita sull'intermediazione, intermediari economici. Possiamo produrre quel che si mangia e mangiare quel che si produce in questo luogo senza intermediari della comunicazione, che è anche giusto che ci sono i giornalisti che fanno il loro mestiere, che sono professionisti, ma è anche bello che quel cellulare sparerà queste immagini in rete senza alcuna intermediazione. Assolutamente. Intermediari politici, partiti non servono più, non è più un sistema oggi con la rete adeguato. Per quello diciamo che sono morti, non è una frase brutta, violenta, è come dire, è qualcosa di finito, anche come la televisione in fondo. Poi io ci sono andato ora per qualche settimana, ve l'ho scritto oggi, non ci vado, voglio stare un po' più nelle piazze. È una mia, vi chiedo di rispettare questa mia scelta, e poi ci ritornerò se l'assemblea vorrà, se voi vorrete. Però se ci pensate, questa forma di comunicazione nuova senza intermediari, uno in rete legge una cosa del 5 Stelle, gli piace, non gli piace, la può smentire, mi ascolta a me, magari io dico una balla, può capitare. Insomma, ci siamo resi conto in questi giorni che tante cose che sappiamo e che ci vengono dette sono false, ce ne siamo resi conto in questi giorni, no? Lo diciamo da tanto tempo. Ecco, magari possono anche essere false delle cose che dicono i rappresentanti del 5 Stelle,
Va controllata ogni cosa. Oggi con la rete si può fare. Se io vi dico che il decreto IMU Banca d'Italia in sostanza ha regalato miliardi di euro alle banche, qualcuno dice no perché sono soldi fittizi. Non sono soldi fittizi, perché con l'aumento del capitale e l'aumento, diciamo, del valore delle azioni e con un'altra modifica che è all'interno del decreto, che impone gli azionisti che detengono più del 3% delle azioni sono obbligati a venderle, e in assenza di un compratore è la banca stessa che deve ricomprarsi le azioni. In pratica è incredibile quel che è successo. In pratica tu c'hai una mela, io prendo dei soldi da una parte, li metto da un'altra, non ti do direttamente i soldi, ma ti rendo questa mela molto molto più costosa in un certo senso, e ti obbligo a vendere questa mela. Non essendoci un compratore, te la compro io stesso, quella mela è il prezzo nuovo, e tu che prima avevi una mela che valeva 1, hai una mela che vale 100 e sei obbligato a vendere una mela al prezzo di 100, e io che ti ho fatto tutto questo diciamo marchingegno te la ricompro a 100. Questa è stata una schifezza incredibile, che quando noi in Parlamento ci siamo visti violentati nei diritti delle nuove generazioni, nella possibilità di avere una banca, non la Banca d'Italia è già in parte privata, però hanno toccato le riserve e toccheranno le riserve, quando abbiamo visto quello abbiamo reagito. In più, quando la Presidente ha messo la ghigliottina, unica nella storia, guardate, leggete le dichiarazioni del capogruppo dell'ultima legislatura Soro, quando Fini minacciava la ghigliottina, altro che moderato, diceva cose decisamente peggiori delle nostre, però adesso dicono che la ghigliottina è giusta. Ecco, quando è successo questo, quando tu vedi che ti rubano un portafoglio, tu provi a rincorrere, tante volte abbiamo avuto paura di rincorrere dietro i ladri, oggi invece stiamo rincorrendo dietro i ladri, e qualcuno dice che facciamo male a rincorrere dietro i ladri perché questo si tratta, è successo questo. Ma ci sono delle forme di comunicazione differenti, la rete, e se ci pensate non abbiamo più bisogno appunto di questi intermediari, possiamo costruire un discorso di sovranità. Il Movimento 5 Stelle nasce per questo, una sovranità anche monetaria, dove dobbiamo iniziare a ragionare sulla moneta, se è stato utile o non utile la moneta unica, ci dobbiamo pensare, perché sono cose che riguardano noi. Io dico che dobbiamo iniziare a mettere in discussione tutto il pensiero dominante, quello che ci hanno detto questo non va messo in discussione. Sì, si mette in discussione, perché l'intelletto che ragiona non è mai pericoloso, mai pericoloso. Bravo! Poi mettere in discussione poi la sovranità energetica, la sovranità politica, la sovranità alimentare, che è un concetto totalmente differente dalla sicurezza alimentare. Sovranità, cioè essere sovrani, mangiare quello che produciamo. Abbiamo un territorio straordinario, cioè il 5 Stelle nasce per questo. Avete visto che noi lì dentro stiamo dando l'anima, alle volte commettiamo qualche errore, ma figuratevi, insomma, io l'altro giorno, come avete visto, sono andato in sala stampa, non ho impedito a nessuno di parlare, gli ho impedito di mentire. Hai fatto bene! Ho impedito solo di mentire. E dobbiamo fare questo, dobbiamo sbugiardare le menzogne, dobbiamo informarci, dobbiamo partecipare, dobbiamo essere, per favore, se c'è qualcuno anche giustamente incazzato, non violenti, cioè rispondiamo sempre davvero con il sorriso, perché il sorriso è disarmante. Quando qualcuno ti attacca, tu a volte è difficile, però. È difficile, lo so, pure per noi, immaginate. No. C'è Paola Taverna che viene Gasparri, difficile sorridere. Lo so, invece è capace di sorridere anche a Gasparri. Ecco, dobbiamo fare questo, no? E dobbiamo provare sempre più a convincere tante persone, e soprattutto tanti giornalisti, ribadisco, in gamba. Io vedo che ci sono tanti giornalisti in gamba a compiere il loro dovere, che è quello di raccontare il più possibile la verità. Quando i cittadini hanno degli strumenti informativi sani, prenderanno le loro decisioni, saranno consapevoli. Noi non vogliamo che siano tutti elettori del 5 Stelle, anche se io dico sempre che se i cittadini sapessero sul serio quello che succede nel palazzo, il PD e il PDL prenderebbero l'1% in due. Però dico che occorre che i cittadini siano consapevoli, che abbiano quegli strumenti di informazione per prendere delle decisioni in maniera responsabile e non diciamo guidata dall'alto. Leggere, fare attività politica sul territorio in questo modo, organizzarsi, tutto questo crea indipendenza.
indipendenza. Noi abbiamo il diritto e il dovere di essere più indipendenti, e guardate che se tu diventi indipendente respiri un'aria che è molto molto fresca, cioè ti senti fiero e orgoglioso di essere un essere umano e anche di far parte del popolo italiano. È vero, bravo. Davvero, grazie a tutti. C'è qualcuno che vuole parlare, che vuole fare un intervento, una domanda? Se no io vado via presto, stasera vado via presto e sono stanchissimo, devo dormire. Dormire, dai. Vieni qua, Agorà. Lo so, andiamo avanti. Ragazzi, scusate, vi consiglio di non vedere queste porcherie. Vivete meglio voi, andiamo avanti. Allora, sì, sulla TV, secondo me è giusto che vadano tante persone, perché vi assicuro che ci sono dei... certo, ma siamo preparati, siamo in tanti preparati, vi assicuro. Sapete, grazie. Bravo. No, lo sappiamo, infatti ci siamo andati, però non funziona, per favore, ve l'ho detto prima. Signora, se noi pensiamo che l'unica forma di vittoria del 5 Stelle sia andare in televisione, il Movimento 5 Stelle ha fallito. È vero. La televisione è un mezzo che va utilizzato nel modo giusto. Chiaramente. Avendo garantiti degli spazi in cui è possibile colloquiare e esprimersi con tranquillità, però è uno dei tanti mezzi di informazione. Poi esistono le piazze, esiste il web, esiste il passaparola, esistono le cene, esiste citofonare al vicino e dargli un volantino, esiste questo, non è solamente la televisione. Io dico sempre che televisione significa vedere da lontano, noi invece è bello che vediamo da vicino, e oltretutto è un sistema che un po' ti stacca dalla realtà, ti vedi là e nella televisione come abbiamo sempre visto gli altri, no? Pensavamo che fossero questi Gesù Cristo extraterrestri, invece non sono Gesù Cristo, sono delle persone normali. Per cui anche noi se esageriamo con le televisioni, no. Come? Se esageriamo con le televisioni, ragazzi, non posso urlare, lo so, vieni un po' più vicino, vieni qua, orecchio, non posso urlare, non ce la faccio, lo so. Allora, la televisione è un mezzo, un attimo fammi finire, devono però andare tanti altri. Sappiate che ci sono un mucchio di miei colleghi, magari un po' meno visibili di me, di Paola, di Luigi Di Maio, di Carla Ruocco, non lo so, che sono in gambissima, e tante degli argomenti, la maggior parte degli argomenti che noi magari denunciamo in tutti i mezzi di comunicazione, li hanno trovati loro spulciandosi le notti i decreti legge, il cui abuso assieme all'ingerenza rispetto alla trattativa Stato-mafia sono le due principali accuse che abbiamo mosso al capo dello Stato. Guardate che quella dell'abuso della decretazione d'urgenza è veramente una violazione costituzionale. Questa ve la voglio proprio spiegare bene. La Costituzione parla chiaro, dice che il potere legislativo appartiene al Parlamento, cioè noi siamo pagati per fare le leggi, non per ratificare dei decreti del governo. Lo strumento, l'articolo 77 della Costituzione, dice c'è uno strumento che si chiama decreto d'urgenza, che il governo lo utilizza quando deve risolvere una questione urgente. Ma ci sono una serie di sentenze della Corte Costituzionale che dicono che questo strumento il decreto deve essere urgente e omogeneo, cioè deve riguardare un'unica tematica. Oggi arrivano in Parlamento dei decreti, il meccanismo è questo, col femminicidio è andata così, decreto sul femminicidio, tutti sono contrari al femminicidio per l'amor di Dio, solo che ti infilano dentro delle norme per salvare il TAV o per salvare le province, allora tu ti arrabbi perché dici non è possibile che arrivi questo decreto, giusto? E alla fine fai una battaglia di emendamenti, alla fine ti astieni e i mezzi di comunicazione dicono il Movimento 5 Stelle a favore del femminicidio, capisci? È la stessa cosa che è successa con l'IMU Banca d'Italia. Allora è anticostituzionale l'abuso della decretazione di urgenza. Pertini, leggete quello che fece Pertini quando era presidente, quanto si arrabbiò rispetto non all'abuso, addirittura si oppose addirittura alla firma di un decreto, cosa che il nostro presidente non ha mai fatto. Il nostro presidente ha firmato il lodo Alfano, il legittimo impedimento, non ha mai rimandati alle Camere. Questo ha fatto il nostro Presidente della Repubblica. Vedete com'è importante capire e sapere queste cose? Quindi quando ci è arrivato quel decreto IMU Banca d'Italia, tenendo presente che noi abbiamo depositato da mesi una proposta di legge a prima firma Barbanti Ruocco sullo stop definitivo del pagamento dell'IMU, cose che non vi raccontano ma
le abbiamo depositate. Tante, sì. La legge elettorale, il Toninellum, lo chiamiamo così perché ci ha lavorato la nostra commissione affari costituzionali, in maniera particolare Danilo Toninelli, che è un deputato eccellente, l'abbiamo depositato mesi fa. Perché i mezzi di comunicazione hanno detto il Movimento 5 Stelle ha presentato la sua legge elettorale? Perché non l'ha detto nessuno? Poi arriva Renzi e dice questa cosa. Allora, anche sull'IMU Banca d'Italia, noi abbiamo fatto questa battaglia. L'IMU non si deve pagare, si può anche scorporare, e ci siamo arrabbiati fondamentalmente in aula. Perché? Perché dopo la capigruppo la Boldrini rientra, va subito sul suo scranno, sul suo trono, e Danilo Toninelli immediatamente mostra il regolamento per fare un richiamo al regolamento. Che era successo? Questo non lo sa nessuno, nessuno l'ha detto, per quello siamo molto arrabbiati. Durante la capigruppo, e si può fare, noi abbiamo presentato una mozione alla Camera, all'ufficio della Camera, che praticamente tu le mozioni, le interpellanze, anche le leggi, le dai direttamente all'ufficio della Camera, che sono delle persone che stanno dietro la Boldrini, a destra e a sinistra. Con questa mozione si chiedeva al Parlamento di votare immediatamente la possibilità di far partire un iter per una legge sanatoria, si chiama così, che in pochissimi giorni avrebbe sanato la problematica dell'IMU causata dalla decadenza del decreto. La Boldrini, che ha mentito in maniera davvero sfacciata, si deve vergognare una persona che mente così tanto ai cittadini italiani che sono i suoi datori di lavoro, è andata nel TG appunto a dire: se non avessimo convertito in legge quel decreto, i cittadini avrebbero dovuto pagare l'IMU. È una falsità totale, è una falsità totale. Noi abbiamo presentato questa mozione e Toninelli gli ha mostrato il regolamento. Ci faccia parlare, che vogliamo dire a tutta l'aula della mozione. Lei immediatamente ha fatto votare senza dare la parola, e se tu tagli il diritto delle opposizioni di esprimersi, è chiaro che tu ti arrabbi. Ma troppo siamo stati solo per l'altra, certo, camera. Sì, no, diciamo che non c'è nel regolamento, ma è prassi purtroppo, quindi da questo punto di vista non c'è una possibilità di ricorrere dal punto di vista procedura, anche se poi Danilo Toninelli ci sta lavorando. Mentre la tagliola è lì, praticamente alla Camera si chiama una norma transitoria, cioè si utilizza la Camera, la tagliola come norma transitoria, mentre invece al Senato sono, la tagliola esiste a norma di regolamento. Ora io vorrei sapere quando mai nella storia della Repubblica, in una piazza a Rignano, Flaminio, si è parlato in questo modo di tagliole e regolamenti parlamentari. Non si è. La Gorà in giro. Paola risponde a tue altre domande. Eccoci, scusate, ho parlato. Non lo so, io non sono un esperto di finanza, dovresti chiedere, sai chi, a Carla Ruocco, io mi occupo di politica estera. E non siamo, diciamo sempre, non sappiamo tutto di tutto, siamo divisi in commissione, così aumentano le competenze di ognuno. Però ho letto recentemente degli articoli anche sul pericolo sulle nostre riserve auree, perché parte del nostro oro sta all'estero. Per cui anche lì non c'è del tutto sovranità, no? Per cui è interessante il tema che sollevi, chiedi a Carla Ruocco o altri colleghi di Alessandro, a proposito, potete approfondire in TV questo discorso in Banca d'Italia e le riserve? Sì, io ci ho provato anche ieri, poi non è sempre facile perché ci sono interruzioni, ce l'ha fatto per esempio Di Maio e la Sarti, io l'ho detto prima che fosse venisse convertito in legge da Santoro 8 giorni fa, assolutamente lo facciamo, però mettetevi in testa, è giusto quello che dici, che più che dire fate, dobbiamo fare, cioè sì, tutti quanti, dobbiamo, ognuno, se tu il decreto lo spieghi a 10 persone quello che è successo, di queste 10 magari 6 capiscono e si interessano, hai fatto un lavoro che è rivoluzionario. Alessandro, non arriviamo in TV, capito? Lo so, però basta, ne abbiamo appena parlato della TV, basta ridere fuori questa cosa, andiamo oltre, andiamo oltre. Ricordate che nelle ultime elezioni al Comune di Roma il PD e il PDL hanno occupato la televisione, il PDL ha perso 400.000 voti e il PD ne ha persi 280.000, poi complimenti a Marino per il lavoro eccezionale che sta facendo a Roma. Sotto Marino non è male. E questo è il senso, per cui non crediate che i voti si prendano esclusivamente, poi nell'ultima settimana di campagna elettorale andremo sempre di voi, ma lì non ci vorranno, poi più diventiamo bravi più non ci vorranno, però funziona in un altro modo. Questa bellissima rivoluzione non violenta e democratica è partita così e così deve andare avanti. Poi sfruttiamo anche nel modo giusto le televisioni, perché vedo che poi caricano, danno informazioni, danno forza a tutti gli attivisti.